Beloved Donald Trump, the beloved that's Donald running Trump. for um, president of the United States of America. Oh, United. president? Yeah. Oh, I thought it was resident. <laughs> so he's not only going to live there; he's going to run the show. That's his plan. No, it's not so much. No, I don't think so. So the fact. But what did he say? He said he was a fan of you. That uh -huh. um, he loved the way you stood up for America in Air Force One. Get off my plane! It's a movie. And he liked. Uh, mm, and he liked <laughs> It was a movie It's not like this in real ma would you know. <laughs> ma come si fa a non amare quest'uomo? Salve amici e amiche. Oggi apro il video con questa piccola intervista a Harrison Ford. In cui appunto eh, ve la traduco se vi è sfuggito qualcosa. L'intervistatrice sta parlando di Trump, chiedendo proprio a Harrison Ford, eh, chiedendogli se sa del fatto che si candida come presidente. E lui dice, residente? Ah, pensavo fosse residente, quindi non solo vuole, vuole viverci, ma vuole anche gestire lo show. È questo il suo piano? Sì, dice l'intervistatrice. Oh, dice lui, non tanto, <ride> non credo. E poi lei incalza e dice: Donald ha detto che è un tuo fan e che ha amato moltissimo la rappresentazione del presidente americano nel film Air Force One. Qui c'è un pezzo del film in cui Harrison Ford dice: Fuori dal mio aeroplano. A questo punto l'attore dice: Donald, era un film. Non è così nella vita reale, oppure no? Allora, per chi conosce Harrison Ford solo per i suoi film che lo hanno visto come protagonista, ha già capito che è un personaggio con una ironia strepitosa. E che fin da giovane quando gli chiedevano quale fosse la sua religione, lui rispondeva democratica. Ma come dire, la sua storia è immensa, e ha iniziato con la passione per l'aviazione e il cinema fin da giovane, facendo la comparsa a quella. Nel frattempo prendeva qualche lezione di volo. Eh, fra l'altro ha fatto anche l'operatore cameraman per il tour dei Doors, <ride> per poi esordire in ruoli nel cinema sempre meno marginali, a partire da Apocalypse Now, American Graffiti, fino al suo ruolo che lo ha consacrato Evergreen, nel, nel ruolo del capitano solo di Star Wars per non citare poi il mitico Blade Runner e poi Indiana Jones. Ma se oggi parlo di lui è soprattutto per la sua enorme passione per l'aviazione. Molti non lo sanno, ma in tutti i suoi film in cui si vede su un aeroplano, molto probabilmente quell'aeroplano fa parte della sua collezione o comunque lo ha pilotato personalmente. E non solo lo fa per passione, ma anche di mestiere, facendo parte del gruppo di ricerca e soccorso dello Stato del Wyoming. Fra l'altro ha anche partecipato a delle vere missioni di soccorso e ha salvato la vita a un escursionista. Nel 2006 è stato onorato con i Living Legends of Aviation, qualcosa come, come le, che significa più o meno eh, le leggende dell'aviazione. Prendendo l'Aviation Legacy Award. Per promuovere questa eredità Ford ha reso il premio una vera e propria eredità, presentando ogni anno l'Harrison Ford Aviation Legacy Award, per onorare una persona che rende il mondo un posto migliore attraverso l'aviazione. Quindi signori miei, spero che un giorno possa essere candidato per questo premio, anche postumo, come volete. La sua selezione personale comunque ha incluso aviatori che ha incontrato e che soddisfano i suoi criteri per questo speciale premio Legacy. Per i suoi colleghi Legends, il rispetto, l'ammirazione e l'amore di Harrison per l'aviazione e le sue, le sue persone che offrono un delizioso cambiamento di scenario rispetto al mondo del cinema. Prende molto seriamente il suo servizio in aviazione, che si tratti di Jackson Hall nel suo ranch, che vola in missioni di ricerca e soccorso, eh, fino alla presidenza eh, della EIA, che sarebbe la Young Eagles Society, dove fornisce guida, supporto e tempo per educare i bambini al tema dell'aviazione e del suo impegno a essere coinvolto in programmi come la Kiddle Hawk Air Academy a trasmettere il suo amore per il volo. Insomma, ci sarebbe da parlare per ore delle sue esperienze di volo, delle sue esperienze in generale nell'ambito dell'aviazione, ma anche degli incidenti, della letteratura che ha contribuito a creare e che ha vissuto, fra cui fra l'altro c'è anche un'autorotazione su un elicottero con il motore in panne. Insomma, per chi conosce elicotteri sa di cosa stiamo parlando. E fra tanti attori di Hollywood che hanno preso questa passione devono essere onesto, nessuno ha quella genuinità e lo spirito del vero pilota d'altri altri tempi come lui. Cioè, lui proprio ama i vecchi aeroplani, eh, vecchio stile con motori radiali, eh, biplani spesso. Quindi, insomma, se andiamo a vedere la sua storia personale si capisce molto bene che la sua passione per il volo è nata molto prima del suo lavoro per il cinema ma come lui tanti altri famosi e non famosi alcuni veramente famosi come attori di hollywood che poi si sono scoperti grandi appassionati di aviazione come non parlare di john travolta per esempio <ride> è a un livello sublime di fanatismo per il volo civile tanto che si è costruito casa attorno a un vecchio aeroporto dismesso con letteralmente i due gate che portano uno a due jet executive per viaggi d'affari ed è proprietario anche di un Boeing 707. Ok, possedere un aereo passeggeri può non sembrare così strano, voglio dire, no, eh, li abbiamo visti. Tanti personaggi hanno aerei passeggeri, anche se può sembrare una cosa piuttosto eclettica ma eh, lui supera diciamo tutti gli standard perché spesso lo si vede pilotare questo aereo vestito da, di tutto punto da pilota di linea con cappello e gradi da pilota civile come dire un livello estremo per simulare in full real il tuo gioco di ruolo preferito ora scusatemi tanto amici e amiche se qualcuno qui dentro ha la passione per flight simulator fra i miei ascoltatori non, non fateci caso ma per come la vedo io volare dal punto A al punto B del pianeta seguendo alla lettera comunicazioni e procedure e aerovie da aviazione generale può essere abbastanza noioso se parliamo del mestiere almeno cioè non è molto lontano dal lavoro di un autista di autobus certo la paga è migliore però è quello che fanno non possono diciamo svolazzare in giro come vogliono devono seguire dei percorsi, delle regole, e quindi è quello, decolli da Milano, atterri a Roma, fine. Quindi, ecco, a stento capisco la passione di quelli che a casa, in pantofole, usano Fly Simulator per fare questi voli, sul Fly Simulator, come nella vita reale, quindi non capisco come uno, come John Travolta, debba vestirsi da pilota, e il cappello e i gradi, e poi... Spararsi 8 ore da New York a Londra con il suo 707. però oh, contento lui. Comunque andando avanti, ce ne sono altri, c'è per esempio Angelina Jolie che ha preso la licenza da pilota privato per spostarsi anche per il suo impegno come ambasciatrice delle Nazioni Unite e raggiungere anche per esempio aree di crisi umanitaria. Poi abbiamo Morgan Freeman che ha una licenza da pilota privato. Per jet ed elicotteri, e la usa fra l'altro per promuovere la scienza e gli studi sulle tecnologie ai fini educativi. Abbiamo già parlato in un vecchio video, che ho, dove ho trattato <ride> Top Gun Maverick: cioè il mitico Tom Cruise, che possiede fra le altre cose un P-51 Mustang, non della seconda guerra mondiale, è stato prodotto dopo la seconda guerra mondiale. Che poi è lo stesso aereo col musetto rosso e la coda rossa, ispirato ai Red Tails che si vede nello stesso film. Comunque, a Tom, l'abbiamo già detto, gli puzza un po' la vita, è una cosa assodata, perché insomma, eh, manda sull'astrico tutti gli Stuntman di Hollywood. Lui si fa le sue scene senza bisogno di controfigura. Fra le altre cose, oltre al P51 ha anche un Piz Special, questo aereo qui che serve per fare nient'altro che acrobazie. E' uh, bello che <ride> proprio lui nel 2017 è stato nominato come portavoce della campagna Cabin Safety dell'International Air Transport Association dove ha incoraggiato i passeggeri a prestare attenzione ai briefing sulla sicurezza e a seguire le istruzioni dell'equipaggio di cabina. <ride> Ma vi rendete conto? C'è cioè, uno come Tom Cruise che parla di sicurezza ai passeggeri. C'è cioè, proprio lui che andava in giro con la GPZ 1000 <ride> senza casco <ride> nel film Top Gun. Comunque, dai, eh, Tommaso Crociera, stiamo scherzando. Sei un grande. Poi abbiamo Clint Eastwood che è un altro che, come Harrison Ford, ha preso la licenza in tempi remotissimi. Per quanto riguarda Clint Eastwood, nel lontano 1950. E le sue conoscenze in termini di pilotaggio si sono viste in tanti film che ha girato o dove ha fatto l'attore protagonista, come per esempio uno a caso Firefox, Volpe di Fuoco eh, o il film Space Cowboy. E uno degli ultimi è proprio Sally che ha diretto Conto Manx. Poi c'è Kurt Russell, è un altro con il pallino per l'aviazione generale in stile John Travolta, in particolare ha la passione per i jet executive, che sono quei piccoli jet con gli interni di lusso per bere champagne e, tartine, e mangiare tartine col caviale. Fra le altre cose è possessore di un bellissimo Piaggio Avanti, quindi un aereo italiano. E per concludere, Brad Pitt che ha la licenza per tutti i tipi di aerei, mono e plurimotori. fra le altre cose eh, rarissime che possiede che ha una collezione di oggetti esotici, tra cui una Ducati Desmo 16 RR e possessore anche di un Supermarine Spitfire già comprato per un valore di 3,3 milioni di dollari nel 2013. fra l'altro ha imparato a volarlo presso eh, la scuola Specialistica all'Accademia di volo specialistica in, in Inghilterra presso Oxford. Tutto questo avveniva durante le riprese del film Fury. Ora vi dico la mia personalissima opinione, ok? Per quanto riguarda questi aerei storici, non sono molto contento quando li vedo eh, cambiare proprietario eh, e volare. Soprattutto voglio dire, non c'è niente di male a comprare aeroplani, però. È una cosa normalissima, voglio dire, quando c'hai, come si dice, i soldi. Però, ecco, comprare una reliquia della Seconda Guerra Mondiale come un aereo da caccia, un F-4 Corsair, un P-51, un Spitfire, è una storia molto diversa per due motivi. Il primo, da un punto di vista di valore storico, macchine del genere dovrebbero essere preservate in un museo perché, se mai, Dovesse succedere un incidente andrebbero perse per sempre e infatti succede, è successo l'anno scorso con un grave incidente che ha coinvolto un P-51 e un B-17. Il secondo motivo è che portare in volo un aeroplano come questi che ha 80 anni anche se è stato restaurato e molte parti sono state sostituite comunque non è il massimo in termini di sicurezza. Se poi consideriamo che non erano neanche aeroplani pensati per la sicurezza, per andarsene in giro all'epoca, erano macchine pensate solo per fare la guerra con un unico scopo, e quindi erano e ancora oggi ancora di più sono molto, molto pericolose. Quindi ho detto la mia, tutto qui. Bene, finito questo argomento, in cui abbiamo. Accennato a piloti e attori di Hollywood, un altro paio di notizie simpatiche. Oggi sono un po' più leggero del solito. Tada! Vi ricordate? Leggo il trafiletto. Vi ricordate quel gran pacifista di Nikolai Lenin? Beh, ultimamente ha preso il vizio di fotomontarsi e indossare divise dell'esercito russo da usare come thumbnail dei suoi video. In tali video esalta i bombardamenti criminali sull'Ucraina. Ottimo, ottimo. Bravo, Lini. Continua così. Le tue campagne commerciali di reclutamento abbonati. Non lo so perché, ma mi ricordano tanto, tanto. Vanna Marchi. Così, a sensazione. Che dire. Un consiglio spassionato a tutti quelli che hanno soldi da, bu da buttare o da regalare a questo personaggio. Piuttosto dateli in beneficenza. Dateli al primo mendicante che trovate per strada, o proprio se volete, dateli a qualsiasi personaggio losco in stazione che vi chiede qualche spicciolo per il biglietto. Di sicuro fate meno danni. Ecco, vediamola in questo modo. Poi andiamo avanti. Un'altra notizia molto, molto interessante. Per voi cari amici non so se avete saputo nei giorni scorsi avevo eh, trattato anch'io delle dozzine di incendi che sono scoppiati a mosca ed intorni in tante aree del paese nella ucraina occupata e nella russia giusto ieri fra l'altro parlavo di un incendio eh, eh, presso il deposito ferroviario a nord di mosca ma uno direbbe ma come mai tutti questi incendi come mai tutti questi incendi misteriosi Nell'area urbana di Mosca, presso uffici di polizia, centri per il reclutamento, parcheggi, centri commerciali, strutture logistiche, elettriche e ferroviarie. Insomma, la spiegazione c'è. Giusto ieri sono usciti un paio di video con alcuni trafiletti in cui parlano che la Legione Russa Libera e i partigiani anti-putinisti augurano buon compleanno ai servizi segreti ucraini di cui oggi ricorre l'istituzione, con un incredibile video girato a Mosca, San Pietroburgo e in ogni angolo della superpotenza. In questi video si vedono appunto biglietti con date e luoghi. In questo altro video, col trafiletto, dice la direzione principale ucraina dell'intelligence, ha rilasciato un video che mostra operazioni molto dietro le linee nemiche. I loro luoghi sono nei territori occupati dai russi in Ucraina, Sebastopoli, ma anche nel profondo della Russia stessa: Mosca, San Pietroburgo, Smolensk, Kaluga, Oriol, Belgorod, eccetera. Il messaggio è chiaro. <ride> Quindi, spiegati questi incendi. E per concludere oggi, vi ricordate questo simpaticissimo personaggio che vi ho presentato giorni fa, in quella che era una sorta di Snapchat russa? Quello che faceva gli scarabocchi sul ritratto di Putin, eh, ok? All'altro soldato russo. Allora, devo fare una rettifica, perché non si tratta di un russo, ok? Ma è in realtà un blogger ucraino. Che prende di mira i russi nelle chat facendosi passare per un poliziotto russo. È bellissimo questo video perché è riuscito a farsi passare per un poliziotto e a coinvolgere due militari russi e a metterli sull'attenti e a fargli cantare l'inno ucraino. Quando si toglie la maglietta e quelli si rendono conto, taglia la chiamata. Gim, Gim, Никитос тоже вставай, мужик, блядь, наши волки. У нас вся Россия на таких как вы только и держится. Слышь e под знамя. è veramente un genio signori miei quindi per oggi è tutto fatemi sapere nei commenti come sempre se volete supportarmi qui sotto il video trovate tutte le funzioni di youtube iscrivendovi al canale lasciando un mi piace fate voi come sempre, un abbraccio, alla prossima!